Celine Dion, la verità sulle sue di salute, le troppe indiscrezioni. Le condizioni di salute di Celine Dion destano preoccupazione nei suoi fan, specie a causa delle troppe indiscrezioni che circolano sul web. Nonostante le continue smentite da parte dell'artista e dal suo staff, mentre la cantante di My Heart Will Go On prepara il suo ritorno, i social si riempiono di fake news sul suo conto, alcune pesantissime, persino su una sua presunta morte. Il calvario di Celine è iniziato nel 2021, e da allora sono state tante le ipotesi che si sono susseguite. Sino allo scorso dicembre, quando ha spiegato lei stessa la sua malattia. Celine Dion, dal lutto alla malattia era a gennaio del 2016 quando, a distanza di poche ore, Celine Dion ha perso suo marito, René Angelil, e suo fratello Daniel, entrambi dopo una lunga battaglia contro le rispettive malattie. Un dolore lancinante per l'artista, che ha dovuto piangere due uomini della sua vita, così importanti per lei, negli stessi giorni. Da quel momento i media hanno cercato ogni appiglio per parlare di malattia, anoressia, malessere e depressione, termini usati senza cognizione di causa, solo per vendere qualche copia in più e per avere click in abbondanza. La perdita di peso dell'artista, inoltre, ha destato gli stessi dubbi nel pubblico. Non considerando che il tutto potesse essere legato solo, si fa per dire, ai gravi lutti vissuti. Nel 2020, anche la mamma Therese si è spenta. In questi 5 anni la cantante ha continuato a pubblicare musica, impossibile non citare l'album Courage, che parla proprio della sua rinascita, e a estasiare i fan in concerto. Eppure le fake news e la disinformazione sull'artista non si sono mai fermate. Anzi, sono cresciute in maniera esponenziale. E nonostante non ci sia una connessione, quando nel 2021 Celine si è ammalata davvero, molti media, e una parte del pubblico, hanno sostenuto di aver avuto sempre ragione. Devo annullare il tour, l'annuncio di Celine Dion a 5 anni di distanza dalla scomparsa di suo marito. Celine Dion ha dovuto affrontare dei problemi di salute che, come ribadito dal suo staff e dalla sorella Claudette, non sono connessi al dolore per la perdita e tantomeno a questa chiacchieratissima presunta anoressia. Il 19 ottobre 2021, dopo 3 mesi di silenzio sui social, la cantante ha annunciato di dover cancellare le ultime date previste per la sua residenza a Las Vegas. A causa di un improvviso problema di salute, mi dispiace di aver deluso tutti i fan. Ora devo concentrarmi su migliorare. Voglio superarlo il prima possibile. Ma nessuno, probabilmente neanche lei, si sarebbe aspettato che la sua situazione sarebbe solo peggiorata. E così, nell'aprile 2022, è arrivato anche il rinvio del tour europeo, già posticipato una prima volta a causa della pandemia, la mia salute che mi costringe a posticipare gli spettacoli in Europa. Mi sento un po' meglio, ma ho ancora degli spasmi muscolari. Devo rimettermi in salute. Così potrò dare il 100% di me sul palco. Inutile dire che, in questo momento, le bufale sull'artista sono aumentate a dismisura, ogni testata parlava di una malattia diversa. E Celine, affaticata e rattristata, ha deciso di dare queste notizie ai suoi fan con dei videomessaggi dalla sua viva voce, per cercare di mettere a tacere il gossip, ma sempre rigorosamente seduta. La diagnosi definitiva, che malattia Celine Dion in un nuovo videomessaggio pubblicato sui suoi social l'8 dicembre 2022, Celine Dion ha deciso di raccontare per la prima volta la sua malattia, dovendo rinviare, ancora, il suo tour, sino al 2024. Ho problemi di salute da molto tempo e non è facile per me affrontarli, ha esordito la cantante, precisando che, ritenendo di essere sempre stata onesta in passato con i suoi fan, era il caso di farlo anche questa volta. Mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro, chiamato sindrome della persona rigida, che colpisce una persona su 1 milione. Sto ancora imparando a conoscere questa rara condizione, ma almeno ora so cosa ha causato tutti gli spasmi che ho avuto. Come sta oggi Celine Dion e il suo ritorno inaspettato? La notizia sulla diagnosi di Celine Dion è stata confermata anche dalla sorella Claudette che, spiegando che l'artista ha spesso problemi a camminare, a compiere azioni quotidiane,
e a sforzare le sue corde vocali, ha comunque ribadito che non c'è nulla da temere. E che, semplicemente, le cure sono lunghe e faticose. Celine sta meglio, e nell'attesa di tornare sul palco, ha deciso di dedicarsi a nuovi impegni lavorativi. Infatti, come annunciato nelle scorse settimane, la Diane sarà a maggio al cinema. Tra i protagonisti della nuova commedia romantica Love Again, con Priyanka Chopra e Sam Hogan. Oltre a incidere nuovi brani per la colonna sonora del lungometraggio, Celine avrà anche un ruolo attoriale. Che, come mostrato nelle prime immagini del trailer, ha recitato da seduta. Un ritorno inaspettato quello al cinema. Ma pur sempre un ritorno, che, si spera, farà cessare la messa in circolazione dei tanti video ricchi di fake news e fotomontaggi. Nei quali si specula sulla sua salute e la presunta morte.